minimo difficile digerire una sconfitta del genere, anche perché eravamo proiettati un po' tutti verso l'overtime. Sì, lo stesso errore l'avevamo commesso a Faenza, purtroppo. Quindi se ci ricadiamo significa che qualcosa non va. Portiamo a casa una brutta sconfitta, un brutto momento. C'è da lavorare, c'è da riflettere, c'è da analizzare un po' questo brutto momento. Adesso facciamo passare a caldo questo momento e poi vedremo. Brutto momento, secondo te prevale l'aspetto mentale oppure c'è altro? Ah, sicuramente l'aspetto mentale influisce tanto e ripeto, c'è qualcosa che non va, pure queste ragazze lavorano, quindi non è che posso dire che non si lavori, però questi errori sono errori che veramente pesano, ma soprattutto poi ci sono questi alti e bassi che sono inspiegabili. Niente, andiamo avanti. C'è tanto rammarico anche perché verso la fine del terzo quarto avevate preso un discreto vantaggio. Sì, che poi in un amen abbiamo bruciato, ripeto, c'è qualcosa che non va, troppi alti e bassi, troppi momenti no, troppi momenti strani, c'è poco da dire, mi dispiace per il pubblico, chiediamo scusa, ci dispiace, un momento no, speriamo che ci restino vicine perché abbiamo bisogno di loro, adesso arriva pure un trittico di partite molto delicate, dobbiamo solo lavorare. Ecco, si chiude l'anno, a Lucca. Sì, un'altra partita difficile per noi oramai, abbiamo capito che sono tutte partite difficili, dobbiamo vedere cosa fare, preparare al meglio questa partita sapendo che è molto molto complicata.